All'Olimpico, addobbato e gremito come per le grandi occasioni, l'Inter fa man bassa con i suoi fieri lanzichenecchi, interpreti di un calcio potente, senza fronzoli, ma talmente concreto da sfaldare la debole resistenza di una Roma povera di idee e di contenuti. Trapattoni dunque, dopo aver messo le mani su Pisa, saccheggia anche Roma, campo tradizionalmente ostile ai nerazzurri, sempre sconfitti negli ultimi 9 anni. Ne va dunque fiero Trapattoni per questo suo scalpo eccellente romanista. È la 7ª vittoria esterna dell'Inter, più 5 in media inglese. Chi potrà reggere il suo passo, la sua veemenza, la sua determinazione? La Roma ci prova nella prima parte, recitando un ruolo di scolare attenta, ma al primo errore i centrocampisti nerazzurri vanno a segno, Diaz, Mateus, e il gioco è fatto. In campo romanista solo Conti e Feller hanno voglia di lottare. Il ritmo è blando, facile per i nerazzurri avere la meglio e rilanciare in contropiede con i soliti Mateus e Berti, dominatori di un centrocampo capace di contrastare e di contrattaccare. Un gioco quindi per Serena a mettere in rete di testa, è il 2-0. La Roma è in ginocchio, ha tutto contro anche l'arbitro olandese che alla mezz'ora non concede un fallo di rigore a Feller, atterrato in aria da Mandorlini. Nemmeno la sostituzione di Renato con uno spento Rizzitelli dà alla Roma la spinta necessaria per rimettere in piedi la partita. Feller combatte, ma la sua conclusione è alta. L'Inter non dà segni di fatica e amministra l'incontro a suo piacimento. Berti, prima di farsi sostituire da Baresi, spreca da pochi passi. Ma non sbaglia Diaz, che dopo un tunnel a Ferrario spedisce il pallone alle spalle di Tancredi e la Roma all'inferno.